Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci per la nostra diretta mensile e aspetto che arriviate e poi iniziamo l'argomento di questa sera. Come relazionarsi con un caro che sta affrontando la malattia. Ho scelto questo argomento questa sera perché credo, che possa essere davvero utile a tante, tante persone. E quindi, grazie, buonasera Cristina, buonasera, benvenuta. Ecco, appena arrivate, se mi fate sapere, mi farà molto molto piacere, insomma, salutarvi nominandovi per nome, perché come spesso dico, purtroppo la piattaforma esterna non mi fa vedere, insomma, comunque i partecipanti e i nomi proprio delle persone, insomma. Quindi se ci siete e mettete il vostro nome, assolutamente mi farà molto piacere. E dicevo, questa sera ho scelto come argomento come relazionarsi con un caro che sta affrontando la patologia, in realtà qualsiasi patologia. Poi, allora, adesso ovviamente mi presento anche per tutti coloro che magari ancora non mi conoscono. E sono Mara Mussoni, e mi occupo, diciamo, da anni di sostenere tutte le donne, tutte le persone in realtà in generale che affrontano la patologia tumorale, in un percorso, diciamo, di crescita personale, in un percorso sostanzialmente di trasformazione di quelle che sono le dinamiche disfunzionali che hanno influenzato l'arrivo della malattia, e quindi allora per appunto andare ad ottimizzare e quindi ad aumentare, diciamo, le percentuali di risoluzione e attivare, diciamo, un percorso di guarigione. Oltre a questo, dopo anni di attività appunto con tutte le persone che affrontano la patologia, sono formatrice anche di professionisti della relazione di aiuto proprio nella comunicazione, nella relazione e nelle strategie di cambiamento con, diciamo, il paziente oncologico. Scusatemi, ma questo è il mio cagnolino che è appena rientrato in casa e che ovviamente si fa sentire. Adesso speriamo che ci dia respiro, Giotto. Ok, scusatemi tanto. Quindi, come dicevo, insomma, mi occupo anche di fare formazione proprio a tutti i professionisti della relazione d'aiuto su come, ripeto, comunicare in maniera efficace con il paziente oncologico e con ovviamente anche tutta la rete familiare. Per migliorare ovviamente anche la relazione e per dare anche strategie di cambiamento per migliorare, diciamo, la vita oltre la cura. Quindi, detto questo, allora io entro, diciamo, nel vivo proprio dell'argomento di questa sera, perché molto spesso quando ci si ritrova ovviamente davanti ad una persona che soffre e questa persona ovviamente è una persona cara, quindi a cui noi ovviamente teniamo piuttosto che ci coinvolge emotivamente, non è mai, mai, mai assolutamente semplice gestire la situazione in un, diciamo, reale equilibrio e anche in una funzionalità. Perché? Perché molto spesso si cade, diciamo, in quelle che sono delle trappole, magari anche inconsce, quindi sostanzialmente sono delle dinamiche inconsce che scattano e si amplificano ancora di più, diciamo, con la malattia, ma che, ripeto, non rendono, diciamo, efficace la relazione né da una parte né dall'altra. Quindi vado, diciamo, a presentarvele un attimo perché, ripeto, sono dinamiche che in realtà sono, diciamo, delle dinamiche inconsce che ci sono in tutte le relazioni, quindi che sia madre, figlia, piuttosto che moglie, marito, amica, amico, partner, compagni, datore di lavoro ed eventualmente, insomma, dipendente. Quindi ci sono tutte, diciamo, queste dinamiche sottese che ci sono a prescindere. Ma quando, ripeto, la persona comunque si ammala e la persona ovviamente è una persona a cui noi teniamo particolarmente, tutte queste dinamiche, ripeto, vengono maggiormente a galla, si amplificano e creano proprio la disfunzionalità sostanzialmente della relazione. Ok?
Allora, diciamo che la prima dinamica che scatta è quella, diciamo, che si chiama proprio in gergo tecnico un po' di negazione. Cosa significa? Che, allora, siccome l'essere umano è fatto proprio per evitare il dolore, e quindi in realtà siamo fatti per nascondere ciò che ci fa male e, diciamo, ricercare il piacere, quando arriva la malattia, allora, ovviamente la malattia crea un impatto veramente impattante, veramente devastante a volte, e quindi io quella cosa lì non la voglio vedere, cioè mi fa talmente male che non la voglio vedere, non la voglio accettare, non voglio proprio che ci sia, no? Nella vita, né mia, ovviamente, né del mio caro. Quindi anche se c'è, faccio finta di niente. Sto cercando comunque di evitare magari il discorso, di non affrontarlo. Ecco perché in molte famiglie, ad esempio, non si parla mai di malattia, cioè non è un argomento, fra virgolette, no, di comune, diciamo, di comune argomento, insomma, quotidiano. Cioè magari si può parlare di tutto di più, ma magari veramente di rado di malattia. Quindi cerco di far finta di niente, cerco di non vedere, cerco sostanzialmente, insomma, di magari distrarre la testa e portarla da un'altra parte. È fisiologico che questo accada, perché come dicevo, evitiamo il dolore. Ma in realtà perché diventa disfunzionale? Diventa disfunzionale perché quando io evito e non voglio vedere, sto comunque nascondendo sotto il tappeto quello che è un problema, sì certo, ma come tutti i problemi, in realtà all'interno hanno anche delle soluzioni, ok? Quindi, allora, amplificandosi, diciamo, questa dinamica, si rischia anche di sminuire tutta la situazione e magari, diciamo, di sminuire anche il sentimento, lo stato d'animo, le emozioni. Anche il dolore fisico a volte che la persona in causa comunque sta provando, ok? E dietro, diciamo, questo atteggiamento inevitabilmente c'è una buona intenzione. Quindi, allora, io effettivamente non voglio, diciamo, darti sollievo, darti comunque sostegno e cerco appunto di far finta di niente piuttosto che, insomma, tergiversare, magari parlare di altro, oppure sminuisco, ma dai, va là, passerà, vedrai che non è niente, no? Le classiche frasi sostanzialmente un po' di circostanza. Lì cosa accade? Che in realtà, nonostante la buona intenzione, purtroppo questa comunicazione, questo modo, diciamo, di relazionarsi non è assolutamente efficace. Perché? Perché la persona che sta vivendo invece la situazione, altro che se lo sente quel dolore. Altro che se comunque sta vivendo un gran disagio sia a livello mentale sia a livello emotivo. Quindi sentendosi sminuita, sentendosi che comunque l'altro sta cercando, diciamo, di deviare da un'altra parte, cosa accade? Che inevitabilmente, voglio dire, gli scatta la rabbia, cioè aumenta la rabbia dentro la persona, quindi aumenta la rabbia, aumenta la frustrazione, molto spesso può aumentare anche il senso di colpa, perché? Perché magari la persona cara ti dice: ma dai, pensa positivo, vedrai che se pensi positivo starai meglio, vedrai che se fai così potrai sentirti meglio, eccetera, eccetera. Ma la persona che sta vivendo, ripeto, tutta questa situazione comunque non riesce a pensare positivo, ma proprio non ce la fa. E quindi non riuscendoci, inevitabilmente, ripeto, gli si gira questo senso di colpa e no, si sente, diciamo, anche inadeguata. Buonasera, buonasera ai nuovi arrivati, grazie. Grazie per esserci e grazie per aver dato un saluto. Io sono partita un po' così a ruota, anche perché appunto volevo esplicitare l'argomento, insomma, in diverse sfumature che ovviamente ci sono nelle relazioni fra una persona cara e colui che, o colui o colei, insomma, che comunque affronta la malattia, perché come in ogni situazione poi alla fine le parole, i comportamenti, le nostre dinamiche, diciamo, relazionali, comunque sono proprio quelle che creano stress piuttosto che creano disagio, creano comunque a volte anche proprio dei muri, no? Nelle relazioni e quindi aumentano ancora di più, diciamo, tutta la sofferenza che c'è. Quindi, come dicevo prima,
la persona magari cerca di sminuire, quindi il caregiver, chiamiamolo così, colui che è a fianco della persona cara, cerca di sminuire con una buona intenzione. Quindi, ripeto, accade tutto a livello inconscio, ma fin tanto che queste dinamiche non le vediamo, comunque agiscono, comunque portano, diciamo, il risultato, ok? Quindi la realtà che noi in realtà, scusate il giro di parole, vediamo, ok? È la realtà che noi otteniamo 9 su 10 dalle nostre dinamiche inconsce, fin tanto che queste dinamiche comunque non le portiamo a consapevolezza, ok? Quindi io con una buona intenzione dico così, faccio così, ma dall'altra parte, ripeto, non faccio altro che creare frustrazione, rabbia e senso di colpa, ok? Quindi, allora, cosa bisogna fare? Innanzitutto, mai sminuire, mai praticamente, allora, portare fuori la persona se la persona sente di aver bisogno comunque di comunicare il proprio stato d'animo, i propri pensieri, le proprie emozioni, che sono ovviamente relative alla malattia e relative alla situazione che sta vivendo, ok? E quindi voglio dire, è assolutamente inefficace sminuire e far finta di niente, ok? Quindi cosa occorre fare? Innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto. Bene, mi fa molto piacere che questo argomento le interessa. Se avete domande, io sono assolutamente a disposizione. Quindi io intanto vado avanti con la spiegazione, però se avete domande, ripeto, sono qui a disposizione. Quindi cosa fare? Innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che allora ci sono diciamo due realtà, no? Una realtà oggettiva e una realtà soggettiva. Cosa significa? Significa che tutto ciò che accade, ok? Allora, da una parte c'è un dato di fatto, quindi un dato tangibile, dall'altra parte questo dato tangibile, questa realtà oggettiva viene interpretato da ognuno di noi. E quindi filtrato attraverso le nostre convinzioni, il nostro background, il nostro imprinting, le nostre esperienze passate, eccetera, eccetera, e diventa, diciamo, qualsiasi evento, ripeto, che sta capitando, una realtà soggettiva, ok? Quindi ognuno di noi, ripeto, ha una realtà soggettiva. Questo è fondamentale, cioè sembra banale, sembra scontato, ma in realtà è quello che crea 10 miliardi di conflitti nelle relazioni e in generale, ok? Ognuno di noi ha una percezione che è totalmente, totalmente soggettiva. Cioè, questa frase veramente ce la dovremmo tipo tatuare in fronte prima di uscire di casa la mattina, in modo che probabilmente abbasseremmo già tutte le nostre aspettative, o perlomeno ne avremo molte di meno, e sicuramente ci arrabbieremo anche molto meno, ok? Magari con gli altri, piuttosto che avremo sicuramente molti meno conflitti, eccetera, eccetera, ok? Quindi, tornando, ripeto, alla percezione soggettiva, ok? E la persona che vuole far del bene, ma in realtà sta sminuendo. Cosa significa? Significa che non sta partendo dalla percezione soggettiva della persona, perché se la persona sta vivendo la malattia, sta male, ok? Ha voglia te a sminuire, ha voglia te a dire: ma dai, tranquillo, passerà, ma dai, vedrai che andrà tutto bene, ma dai, pensa positivo e bla bla bla, ok? Perché quello in realtà ha un'altra totale percezione. Quello è sostanzialmente in una situazione di disagio mentale, emotivo, è in confusione, ha paura, magari ha paura di morire nel caso di una diagnosi di cancro, magari ha paura di sbagliare, magari si sente in colpa perché comunque a livello inconscio sente di aver fatto qualcosa di sbagliato, ok? Quindi ci sono talmente tante emozioni ridondanti e veramente che si amplificano all'interno della persona che vive, ripeto, la patologia. Quindi io di solito tratto la patologia tumorale, ma in realtà è un po' a 360 gradi, ok? Che allora tutto quello ovviamente non funziona. Quindi piuttosto che sminuire, piuttosto che insomma dire le classiche frasi diciamo di circostanza, allora è fare domande, ok? Quindi togliere diciamo proprio la volontà anche di dare soluzioni, ma stare in ascolto,
Quindi sentire veramente quello che la persona ha bisogno di portare, sia a livello di pensieri, sia a livello di emozioni, ok? E fare domande. Fare domande nella comunicazione è assolutamente basilare, perché se noi non facciamo domande, non possiamo comprendere che cosa ha nella testa la persona, che cosa veramente sta sentendo la persona, ok? Ciò che sta dicendo è esattamente la risposta a ciò di cui ho bisogno di sentire per la situazione che sto vivendo seguendo la demenza di mio padre. Mi fa molto molto piacere. Bene, come sempre, nulla è a caso, quindi se in questo momento è qui, sicuramente non è capitata a caso e mi fa molto molto piacere. Quindi bisogna partire, ripeto, dalla percezione soggettiva, ok? Quindi, allora, fare domande. Allora, come ti stai sentendo? Da 0 a 10, quant'è il tuo dolore fisico? Se, ad esempio, di dolore fisico stiamo parlando, ok? A volte ci sono patologie che non hanno manifestazioni fisiche di dolore, magari sono veramente profonde e quindi voglio dire, non per forza hanno dei sintomi o degli effetti, diciamo, no, comunque fisici ridondanti, ok? Se io penso, ad esempio, ad una diagnosi di cancro, ad un cancro al seno di una donna, ok? In realtà, cioè, 9 su 10 è totalmente indolore. Ok, magari la donna scopre il cancro al seno sentendosi comunque magari una pallina da qualche parte, ma cioè, non è che magari ha avuto, diciamo, un sintomo di dolore da qualche soprattutto nel seno, ok? Magari da qualche altra parte, qualche altro sintomo, insomma, così lieve sicuramente, però voglio dire, ripeto, non è un sintomo devastante che la persona non riesce, diciamo, a portare avanti la sua vita, ok? Magari ci sono invece altre patologie come la fibromialgia, piuttosto che altre malattie, insomma, così, che ovviamente, insomma, hanno a che fare anche col dolore fisico, ok? Quindi, allora, da 0 a 10, quant'è il tuo dolore? Come si manifesta il tuo dolore? Si manifesta muovendosi, piuttosto che si manifesta quando stai seduto, quando sei sdraiato? Come posso esserti di aiuto? Cosa credi tu possa avere bisogno? Cioè, tutte domande che comunque allora portano, diciamo, la persona a esprimere quello che sta dicendo, quello che sta vivendo, scusate, ok? E purtroppo anche qua, allora, non ci si è abituati, perché nessuno ovviamente ce lo ha insegnato, ad una comunicazione effettivamente efficace che è fatta di domande. Se voi ci fate caso, tutti noi in realtà, quando comunichiamo, molto spesso siamo lì, sostanzialmente la persona parla e io già nella testa ho 10.000 pensieri e sono già praticamente nella reazione magari di quello che voglio dire, ok? Di quello che comunque vorrei dare, diciamo, come magari contributo all'altro. E invece, allora, la comunicazione efficace, quello che veramente funziona, è veramente completamente il contrario. Cioè, io devo rimanere in ascolto, ok? Quindi sento quello che veramente la persona ha bisogno di portarmi e poi vado a stimolare il fatto che comunque la persona possa condividere con me informazioni, pensieri, emozioni, eccetera, eccetera, ok? Con delle domande. E allora lì veramente divento di supporto. Allora lì veramente il caro incomincia a entrare in una reale e vera e profonda relazione, perché se no siamo, diciamo, nella dinamica, diciamo, di, come posso dire, appunto, no, di sviare l'argomento pur di non sentire, ok, oppure di sminuire, ma tutto ciò sostanzialmente cosa fa? In realtà crea dei muri nella relazione, ok? Non fa ovviamente bene, perché una persona, ma anche l'altra, in realtà poi si sente a disagio. Allora, quando si agita e si innervosisce, gli viene prurito in tutto il corpo e lo massaggiamo con oli per alleviare gli spasmi. È un suo modo di richiedere attenzione. Bravissima, fra l'altro arrivavo proprio alla dinamica della richiesta dell'attenzione, perché allora la persona che attraversa la malattia è assolutamente dentro quella dinamica lì ed è normale che ci sia. Grazie, grazie per questo contributo.
Allora, intanto chiara questa dinamica, cioè chiara sostanzialmente come eventualmente sbloccare, no, quel meccanismo, diciamo, di frase di circostanza e cercare davvero di dare sollievo, di dare sostegno all'altra persona, comunque, allora, andando in risonanza di quello che la persona ha bisogno, come ad esempio, non so il tuo nome, ma come comunque l'esempio che ha portato questa persona. E quindi quando si agita si sta, no? Si sta attivando e quindi sta richiedendo attenzioni e loro ovviamente vanno a soddisfare, diciamo, quel bisogno, ok? Diversamente, ripeto, quando si instaura comunque un dialogo, ovviamente bisogna fare domande, ok? Parto proprio dalla richiesta di attenzione, perché questo è effettivamente uno spunto molto interessante ed è molto molto vero. Allora, parto un po' all'origine per farvi capire praticamente da dove nasce. Rosanna, grazie. Allora, tutti noi abbiamo il bisogno di riconoscimento, tutti noi abbiamo un grande bisogno di approvazione. È il bisogno inconscio, badate bene, inconscio, più grande dell'essere umano. Cioè, non esiste essere umano che non ha questo bisogno. Cioè, tutti abbiamo ovviamente gli stessi bisogni inconsci, perché l'essere umano è vero che è unico, è vero che ognuno ha la propria storia, è vero che abbiamo tutti ovviamente la nostra unicità, ok? Ma comunque l'essere umano è fatto tutti, siamo fatti tutti praticamente delle stesse dinamiche, ok? Siamo fatti tutti della stessa pasta, funzioniamo tutti alla stessa maniera. Quindi anche qua magari usciamo sostanzialmente dalla trappola del dire con me non funziona, piuttosto che io ho un'altra storia, con me non va bene, ok? Perché in realtà quella è veramente la scusa e la giustificazione che noi stessi, diciamo, ci diamo molto spesso per autosabotarci, per non fare quel passo in avanti e veramente magari stare meglio e crescere, diciamo, a livello proprio personale. Perché, ripeto, tutti siamo fatti nella stessa maniera. Quindi, allora, il bisogno di riconoscimento e approvazione, come dicevo, è il nostro bisogno primario. Quindi tutti nasciamo con un grande, enorme bisogno di essere accettati, amati, voluti, ok? Innanzitutto dalle nostre prime figure, quindi dalla madre e dal padre, di conseguenza, ovviamente, poi anche da tutte le altre figure che arrivano dopo, ok? Quindi, allora, siccome viviamo una vita, e poi adesso qua non mi perdo in altri, diciamo, in questo argomento, perché allora è un argomento che avevo trattato altre volte, poi magari lo riprenderemo, diciamo, le prossime dirette, quindi non vado fuori, diciamo, dall'argomento del come relazionarsi con il caro, ma questo per farvi capire, insomma, un pezzettino. Quindi tutti sostanzialmente cosa facciamo? Che dalla nascita ad oggi, quindi indipendentemente da che età abbiamo, mettiamo in atto, diciamo, dei comportamenti in base a queste dinamiche inconsce che partono dal nostro bisogno, ok? Quindi in realtà scenderemo a compromesso, piuttosto che ci dedicheremo agli altri, piuttosto che mi metto sempre a fare, fare, fare per dimostrare, piuttosto che ti darò ragione, piuttosto che farò scelte che magari non sono per forza affini a me, a quello che veramente sento dentro, ok? Tutto per bisogno di riconoscimento. Perché? Perché l'essere umano effettivamente ha bisogno di attenzione, ha bisogno di sentirsi comunque accettato, amato, voluto, ha bisogno di sentirsi importante e di conseguenza va a soddisfare questo bisogno inconscio, ok? Quindi la richiesta di attenzione che in realtà normalmente c'è, ok, a livello inconscio tutto durante la nostra vita, quando c'è la malattia, quando arriva la malattia, è come, non lo so, mettere tipo la miccia, no, a un fuoco d'artificio, ok? Quel fuoco d'artificio divampa. Perché? Perché appunto la malattia è una vera e propria richiesta di attenzione. La malattia non arriva mai a caso. Ci sono ovviamente anche qua
Ci sarebbe veramente un mondo da spiegare, ma potete trovare anche comunque dei video di riferimento nel mio canale YouTube, Mara Mussone Cancer Coach. E allora ho parlato in diversi video, anche in altre dirette, proprio della multifattorialità della patologia e dove appunto la patologia cronica, quindi qualsiasi patologia cronica, non arriva mai, mai a caso, ok? E quindi anche lì potrete capire, diciamo, tante, tante dinamiche, ok? Quindi, allora, la richiesta di attenzione è intrinseca all'essere umano, ok? Cioè, nel senso che la persona comunque vuole sentirsi importante, vuole sentirsi utile per gli altri, vuole comunque essere al centro, ok? Con la malattia questo avviene e si amplifica molto di più perché? Perché la malattia è una richiesta di attenzione verso i nostri confronti, quindi ci sta dicendo: guarda, cara, che tu ti devi prendere cura di te, cosa che magari non hai fatto fino ad oggi, ok? Ma al tempo stesso è una richiesta di attenzione verso gli altri. Quindi anche qua ci sono delle dinamiche purtroppo molto sottese, molto inconsce, dove in qualche modo la persona arriva, diciamo, fra virgolette, anche ad uno stato di disagio e mantiene questo stato di disagio pur, diciamo, di richiamare attenzioni, ok? Quindi, quello che vi voglio dire io è che, allora, partendo da questo presupposto, dobbiamo anche fare molta attenzione che la richiesta di attenzione da parte della persona malata sia comunque, fra virgolette, monitorata. Cosa intendo? Che allora la persona malata inevitabilmente ha più motivazioni e ha delle giuste motivazioni per lamentarsi, per dire perché proprio a me, perché in questo momento, perché no. Che razza di sfiga che mi è capitata, e che tragedia, e che mostro, e che di qua, e che di là, ok? Quindi, per carità, potrebbe avere tutte le sue motivazioni per lamentarsi e rimanere in questo circolo vizioso del pensiero negativo, ok? Ma, ok? Se io do retta, quindi come caregiver, ascolto e fra virgolette affianco tutte queste dinamiche, quindi mi metto veramente, no, così a compatire la persona perché poveretta è capitata in questa sfiga, ok? In realtà non stiamo facendo altro che dà miccia alla sua stessa dinamica, che è una dinamica totalmente disfunzionale. Ditemi se è chiaro questo concetto, perché qui veramente si fondano veramente tantissime relazioni purtroppo disfunzionali, perché anche qua, con la buona intenzione, si pensa di dare ascolto e comunque di sostenere, comunque di aiutare, bla bla bla, ok? Ma in realtà stiamo facendo solo da miccia alla dinamica, ripeto, di richieste di attenzione da parte del malato, ok? E di lamentela che scatta inevitabilmente con la malattia. Allora, intanto che mi dite se è chiaro, ok? Io vado a leggere i vostri commenti. Allora, chiarissimo, non è di compassione che si ha bisogno. Verissimo, verissimo ed è proprio così, certo. Allora, appena terminato il rapporto con il mio compagno, ho avuto un crollo fisico a luglio per un problema alla schiena. Avevo bisogno di supporto e nonostante la mia condizione ne ho dato a lui per le sue problematiche di un intervento alla cistifellea. Ho chiuso perché mi sono sentita incompresa in virtù di repentine frasi come non ci pensare, passerà, pensa positivo, fai passeggiate, ma in questi mesi non potevo camminare. Quindi esattamente frustrazione, senso di colpa e molta, molta rabbia. Grazie, grazie per queste conferme. È assolutamente così, è assolutamente così. Quindi, allora, come interrompere la lamentela, ad esempio? Perché anche qua la lamentela, e badate bene che, allora, purtroppo, e dico ovviamente purtroppo perché io stessa voglio dire, no, ogni tanto ci casco, quindi non è che nessuno è immune, cioè nessuno è, fra virgolette, no, il fenomeno di turno, siamo tutti esseri umani e quindi è normale che ci sia.
cadiamo, diciamo appunto, nella lamentela, ok? Cioè cadiamo nel lamentarci, cadiamo nell'andare a vedere sempre ciò che ci manca piuttosto che quello che vorremmo avere, ma non abbiamo in questo momento, ok? Soprattutto, ripeto, la persona che sta attraversando la malattia, allora la lamentela, come può non averla, ok? Però la lamentela è veramente una dinamica, diciamo uno stato emotivo che drena tantissima, tantissima energia. Cioè, proprio è come, non lo so, cioè è come veramente una cosa che allora ti scarica nel giro veramente di 3 secondi. Cioè, se voi ci pensate e vi sentite e quindi magari portate veramente ascolto al vostro cuore, alle vostre energie, nel momento in cui io esprimo un pensiero di lamentela, sentite quanto comunque questa cosa qui vi snerva, perché è snervante la lamentela, cioè mette veramente in un circolo vizioso che poi fa fatica, fra virgolette, uscire la persona, ok? Quindi, allora, supponiamo io sono un caregiver, la persona dall'altra parte si sta lamentando, cosa devo fare? Quindi proprio veramente segnate carta e penna perché è essenziale fare questo per il vostro bene, quindi perché se io voglio aiutare, voglio sostenere, ovviamente mi devo preservare, perché se non mi preservo come faccio ad aiutare, ok? Ma ovviamente poi è utile tanto di più anche all'altra persona perché così almeno interrompe il circolo vizioso proprio della lamentela, ok? Quindi mi devo dare un tempo. Allora, la persona si sta lamentando, mi sta raccontando tutto quel casino che gli sta succedendo, ma perché vedi qua? Ok, mi do un tempo, 5 minuti, 10 minuti sono già troppi, ok? Finito quel tempo, quindi l'ascolto attivo, come dicevo prima, è assolutamente importante, quindi comunque ascolto quello che la persona ha bisogno di esprimere, perché anche qua dobbiamo creare un equilibrio fra l'esprimere e il trattenere, perché tendenzialmente, dinamica di cui parlerò dopo, allora può capitare anche che la persona, diciamo, che sta vivendo la malattia, ma volendo anche il caregiver, cade nella trappola, diciamo, nella dinamica della protezione, ok? Quindi io voglio proteggere, non voglio essere di peso a chi mi sta vicino e quindi trattengo i miei pensieri, trattengo ciò che veramente provo, ciò che veramente sento, ok? Anche qui totalmente disfunzionale. Quindi dobbiamo creare un equilibrio, quindi la persona ovviamente deve esprimere, quindi io devo fare domande affinché la persona comunque butti fuori un po', non devo essere troppo insistente se la persona magari in quel momento non vuole buttare fuori, ok? Ma nel momento in cui viene fuori con la lamentela, poi gli devo mettere uno stop. No, guarda, adesso basta. Adesso basta, hai rotto le scatole. Perché quanto ti serve rimanere così? Ti è utile? Ti è utile? Allora, io ovviamente lo sto facendo con questo tono, perché in realtà è questo il tono che voi dovete tenere nel momento in cui dovete rompere lo schema, perché questa è proprio una tecnica comunicativa che si chiama proprio rottura di schema, che appunto va a rompere lo schema mentale dell'altra persona. Perché da che si lamentava, parlavate, quindi parlava, voi lo ascoltavate, ok? La persona poi deve sentire che voi ne avete le scatole piene e che non siete il loro bidone, ok? Quindi mettetevi nella testa che non potete fare il bidone a prescindere, perché se voi fate il bidone della mondezza altrui, ok? Poi in realtà vi scaricate talmente tanto che non riuscirete ad essere davvero utili, ok? Quindi, rottura di schema e domanda: ti è utile? Ti è utile sentire così? Ok? Dire così? La domanda ti è utile? Poi arrivo ai vostri commenti perché sto vedendo, bravissimi, aspetto proprio le vostre domande, le vostre riflessioni. La domanda ti è utile? È una domanda che fa scattare subito qualcosa
nella pancia, in realtà, e nella mente della persona. Perché il tè utile, ripeto, la risposta non arriva dalla mente, arriva dalla pancia. Cioè, ognuno di noi, se si facesse la domanda quando pensa in maniera negativa, perché anche qua, come dico sempre, è impossibile eliminare il pensiero negativo. Cioè, il pensiero negativo è normale, fisiologico che ci sia, non va assolutamente eliminato. Al massimo va gestito, ok? Quindi va gestito, non va eliminato, non si elimina, ok? Cioè tutto è in equilibrio, no? Cioè tutto fa parte sostanzialmente di due facce della stessa medaglia. Quindi c'è positivo e c'è negativo. Il negativo ci fa prendere anche valore, no? E ci fa valutare, diciamo, il positivo. Quindi sostanzialmente, cioè, non è che possiamo eliminarlo, ok? Anche qua non ci sono emozioni negative, ci sono emozioni funzionali e disfunzionali, quindi ciò che serve e ciò che non serve. Ok? Quindi ti è utile? Cioè lì risponde la pancia, cioè quando tu pensi negativo, ti è utile? No. Ok? No. Quindi io da caregiver, quindi colui che sono a fianco, ascolto un po'. Poi devo avere l'immagine del bidone che si è riempito, quindi basta fare il bidone. Ascolta, mi hai stancato, adesso basta. Cioè, ti è utile rimanere così? Dimmi che cosa ti è utile. E poi vado praticamente, allora, nelle domande, ok? Allora, vediamo, vediamo. Torno su. Infatti, nonostante la mia problematica, essendo una persona che lavora molto sull'equilibrio della mia energia, sono riuscita a dare sostegno, ma dal momento in cui mi sono sentita una sanguisuga energetica, alle cose ho dovuto allontanare. Certo, assolutamente, ma mi scuso, la malattia è percezione del dolore, il cervello è dotato di recettori del dolore. No, non comprendo proprio. Oddio, allora, la malattia è percezione del dolore. Il cervello è dotato di ricettori del dolore. Mi spieghi bene che cosa intendi? Non so chi è che è. Se mi mettete nei vostri commenti anche il vostro nome, sarebbe il top del top, perché almeno io so con chi sto parlando, a chi sto rispondendo. Vi dedico ovviamente il giusto tempo e la giusta risposta. In questo caso, di questa sollecitazione, vorrei capire un po' meglio prima di rispondere. La malattia è percezione del dolore, il cervello è dotato di recettore del dolore, certo, sì, però vorrei capire meglio. Ma dal momento in cui rompi lo schema e si innervosiscono dicendo che non capisci nulla il bidone? Allora, adesso arrivo, vi spiego. Sì, alla fine diventi un bidone, ti viene detto anche che la rabbia che hai non puoi riversarla agli altri come se fossero bidoni, appunto, ma non è questa la questione. Allora, diciamo che facciamo un attimo, mi rassicura sapere che sto agendo bene nel momento che si lamenta e dopo qualche minuto lo stoppo. Bene, Rosanna, perfetto, mi solleva molto, temevo di essere in errore, va benissimo, poi mi riascolto alla diretta e prendo appunti. Ok, allora, non è rabbia, è rompere lo schema. Benissimo, sì, è proprio questo, infatti. Allora, non c'è nessuna comprensione in questo monologo. Utile che cosa? Quando una persona soffre si dona compassione, non ci si considera bidone dell'immondizia. Allora, ah, ok, questa diciamo che era una critica. Mi spiace che arrivi questa sostanzialmente percezione, ma io sto dando, diciamo, delle indicazioni che, allora, come dicevo all'inizio, non vanno nella buona intenzione, ma vanno nell'efficacia. Cioè la buona intenzione serve, ok? È sufficiente, cioè nel senso che voglio dire è indispensabile in realtà, ok? Ma molto spesso purtroppo non è efficace. Quindi capisco la signora che si è in qualche modo così, insomma, non ha apprezzato, diciamo, le indicazioni che sto dando e capisco bene perché ovviamente sono assolutamente a volte controintuitive, ma perché anche qua, ripeto, allora non è sufficiente, diciamo, voler fare del bene, non è sufficiente, insomma, voler stare a fianco, diciamo, della persona che si ha a cuore e comunque voler dargli sostegno. In realtà bisogna sapere davvero che cosa funziona, perché l'essere umano è fatto di dinamiche inconsce, non è fatto di così, insomma, cose consapevoli. Se fossimo tutti consapevoli al 200%,
insomma, sarebbe tutt'altra cosa. Allora, problematica di schiena, sono Maria Grazia Guerrieri. Allora, Maria Grazia, se è il tuo il commento in merito al dolore, allora, sì, stiamo parlando di altro in realtà, cioè nel senso che stiamo parlando proprio della relazione che c'è fra caregiver e colui, diciamo, che soffre, che comunque, voglio dire, sente il dolore, ok? Allora, è ovvio che allora, il dolore viene percepito a livello fisico e quindi la malattia ovviamente è percezione del dolore. Poi la malattia potrebbe essere anche tanto altro, perché la malattia comunque è a 360 gradi, no? Quindi è veramente un disequilibrio mentale, emotivo, spirituale e ovviamente poi anche fisico, ok? Quindi diciamo che l'argomento è un altro, non stiamo parlando, diciamo, del dolore fisico, però Maria Grazia. Grazie per insomma, il tuo commento. Allora, Mara, la dottoressa sta spiegando il senso del suo discorso per aiutarci a sostenere una conversazione in cui si possa interrompere una determinata dinamica, sempre nel massimo rispetto del dolore di ognuno. Ci mancherebbe assolutamente sì, certo. E è ovvio nel rispetto del dolore altrui, però ripeto, allora ci sono delle dinamiche sottese che vanno comunque comprese, perché se io non comprendo queste dinamiche sottese, rischio in realtà di fare da miccia a queste dinamiche, quindi io credo di aiutare, ma in realtà non sto aiutando assolutamente, anzi, magari sto lasciando, diciamo, la persona nell'immobilismo, cioè quindi nel non attivarsi nel proprio percorso, diciamo, verso la guarigione, perché anche eccomi, ok, allora, perfetto. Allora, era forse saltata la linea, ok, dicevo praticamente, datemi conferma che ci siete, ok? Allora, stavo dicendo, per aiutare bisogna veramente conoscere queste dinamiche sottese, perché se no si crede di aiutare, ma in realtà non si sta aiutando. Cioè la persona veramente deve, diciamo, avere qualcuno a fianco che comunque gli dà quella spinta per prendersi la propria responsabilità di attivarsi nel proprio percorso verso la guarigione, ok? Cioè ognuno di noi davvero, allora, ha, diciamo, no, il dovere, io dico, di prendersi la responsabilità, quindi la capacità, ok? Quindi la essere responsabili proprio vuol dire abili a reagire, ok? Quindi l'abilità a reagire e a diventare, ripeto, parte integrante del proprio percorso di guarigione. Quindi se io, ad esempio, ho a fianco una persona che in qualche modo, ripeto, con tutto l'amore del mondo, ci mancherebbe altro, con tutto l'amore del mondo, però mi risolve i problemi, sostanzialmente non è, mi è sempre lì, fra virgolette, a mettermi le pezze da una parte all'altra. Se praticamente, insomma, mi fa, ripeto, da miccia tutta la mia dinamica di lamentele, eccetera, eccetera, io, ripeto, non la sto aiutando, la sto tenendo in quell'immobilismo, dove la persona rimarrà ferma e non farà assolutamente nessun tipo di azione per poter partire nel suo percorso di guarigione, ok? Perché? Perché la persona, ripeto, si deve attivare, deve agire, perché la guarigione a 360 gradi, ok? Ma partendo anche da quella fisica, non è solo, come posso dire, no? Cioè, prendere la pillolina e poi fine. Okay? In realtà la guarigione è una guarigione a 360 gradi, quindi certo c'è la terapia, quindi c'è ovviamente insomma tutto il decorso, diciamo, ovviamente delle terapie, insomma dipende ovviamente poi dalla patologia, ok? Ma c'è proprio un occuparsi, insomma, a 360 gradi di se stesso, no? E quindi a livello, diciamo, di dedicarsi del tempo, a livello mentale, a livello emotivo, a livello spirituale, ok? Allora, posso solo donare compassione e amore, specialmente quando la malattia e il dolore sono cronici. Non esiste stoppare un essere umano che ti chiede una carezza, un po' di affetto.
Allora, Katia, non ho detto assolutamente questo, cioè nel senso che, allora, anche qua, come dicevamo prima, ognuno di noi ha la propria percezione soggettiva, ok? Quindi, allora, queste non sono parole che io, diciamo, ho detto e quindi non assolutamente non le prendo in carico, ok? Perché non sono io che ho detto che va stoppata una persona che ti chiede una carezza, un po' di affetto, ci mancherebbe altro, assolutamente. Io sto parlando della dinamica della lamentela, quindi non vorrei neanche essere fraintesa, ok? O perlomeno, ripeto, che non mi vengano, diciamo, messe in bocca delle parole che non sono mie, ok? E al di là di questo, ok, andiamo quello che dicevamo, essere responsabili del proprio percorso di guarigione, ok? Allora, se io voglio attivare la persona, anche qua il caregiver, la persona che è a fianco, deve fare delle domande, deve fare sostanzialmente delle sollecitazioni, ok? Quindi che cosa potresti fare? Che cosa magari hai fatto ma ancora non hai provato? Quali sono, diciamo, le altre strade che potresti provare? Queste sono tutte domande che, ad esempio, sono delle domande aperte, che però da una parte presuppongono il fatto che la persona magari faccia qualcosa e quindi vedete quanto c'è sempre l'azione. Perché? Perché allora non si guarisce con le parole, ok? Si guarisce con i fatti. Magari bastassero le parole, ma purtroppo dalla malattia, qualsiasi malattia sia, tanto di più il cancro, e io mi occupo, come dicevo prima, di fare crescita e trasformazione di dinamiche inconsce a tutti coloro che sono arrivati e purtroppo incappati in una patologia tumorale, ok? Quindi non si guarisce con le parole, si guarisce con i fatti. Cosa significa? Significa che la persona deve agire, deve sostanzialmente fare delle azioni, ok? Quindi dei comportamenti che vanno a sradicare tutte quelle disfunzionalità, tutti quegli atteggiamenti comportamentali che prima avevano creato stress, ok? Per andare sempre di più, diciamo, in un equilibrio. Perché? Perché siamo fatti anche qua di ormoni e per quanto io possa credere o no, allora nel 2022 sostanzialmente non posso pensare ancora che la testa sia staccata dal corpo. Io non so voi, però io di solito la testa, anche quando vado a letto, non la posso lasciare sul comodino. Magari a volte mi farebbe molto comodo lasciarla sul comodino, ok? Ma purtroppo in qualche modo la nostra testa è attaccata al collo e il nostro collo è attaccato al corpo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei neurotrasmettitori nel nostro cervello che comunicano con tutti gli altri neurotrasmettitori che in realtà esistono anche nel nostro cuore, nel nostro intestino e quindi nel nostro corpo e che quindi in questa interconnessione sempre, ogni istante, ogni veramente attimo praticamente della nostra vita, si creano, diciamo, delle alterazioni proprio biochimiche all'interno del nostro corpo che generano e attivano o ormoni dello stress o ormoni del benessere, ok? Quindi ecco perché, come dicevo prima, allora devo portare la persona ad attivarsi, perché se io la lascio nella lamentela, se la lascio sostanzialmente nel così, peace and love, aspettiamo che passi, ok? Perché molto spesso purtroppo le persone fanno questo, è arrivata la malattia, è una tragedia, mi sto lamentando, ok? È normale che sia così perché poveretto soffri, ok? E quindi tutto quell'atteggiamento, ripeto, compassionevole che però non aiuta realmente. E questo, badate bene, come dicevo prima, non significa non dare amore, non significa non stare a fianco. Io stessa ovviamente sono stata a fianco dei miei genitori, sono a fianco dei miei genitori e di tantissime altre persone ovviamente che stanno male. Quindi questo non vuol dire non essere compassionevoli, non avere ovviamente l'attenzione, il rispetto dello stato d'animo altrui, eccetera. Ma se io voglio davvero essere efficace, devo portare la persona a fare quel passettino in avanti, ok? Quindi come fare, no? Cioè questo passettino con, ripeto, stimolando, dare sostanzialmente anche qua come posso dire, quell'attivazione, come dicevo prima, quelle domande e magari anche tirandosi un attimo indietro,
Proprio l'altro giorno facevo una sessione individuale in un percorso con Raul, che è il marito praticamente di una ragazza praticamente che è incappata, diciamo, nella diagnosi di cancro. E lui, per sua indole, diciamo, no, in qualche modo, voglio dire, proprio per sue dinamiche inconsce, è sempre stato quello nella coppia che risolve i problemi, quello che comunque, voglio dire, oltre al lavoro, magari si occupa magari dei bambini, torna a casa, mette a posto, diciamo, la lavatrice, la lavastoviglie, insomma, poi tanto di più adesso che la moglie comunque sta facendo la chemioterapia, eccetera, eccetera, ok? Quindi un immenso amore, ci mancherebbe altro, ok? E tanto di cappello, perché tutto questo poi in realtà in tante altre situazioni purtroppo non succede, ok? Ma c'è una disfunzionalità purtroppo anche in questo tipo di dinamica. Perché? Perché fin tanto che lui farà, fra virgolette, tutto, ok? Lei cosa farà? In realtà quello che effettivamente ha fatto fino a un paio di settimane fa. Quindi rimane sul divano. Rimane sul divano, si deprime tutto il santo giorno, sostanzialmente piange dalla mattina alla sera e non aspetta altro che magari lui torni a casa la sera per poi appunto lamentarsi con lui di quanto è triste, di quanto la malattia praticamente gli ha rovinato la vita. Ok? Allora ditemi voi se effettivamente questo è davvero efficace per poter far uscire la persona, ripeto, da questo stato simil depressivo, ok? Piuttosto che invece dire, allora, mi prendo io il mio spazio, quindi faccio un passettino indietro, faccio magari quella cosina in meno in casa affinché lei la faccia, ok? Quindi magari sprono la persona a farla, in modo, ripeto, da dargli spazio. Perché anche qua, badate bene che più in realtà si fa, quindi più si protegge, più sostanzialmente io cado anche qua. Nelle faccio tutto me, ok? Che è un classico ad esempio anche di coloro che stanno a fianco al malato. Ma perché? Perché allora si pensa che è lui che ha bisogno e non sono io la priorità, ok? Quindi tutta questa dinamica qui perché viene questo pensiero inconscio che la persona che sta male adesso in questo momento è l'altra persona. Non sono io, quindi io devo galoppare, ok, affinché lui o lei stia meglio e non sono io, ripeto, no, quello che comunque si può prendere degli spazi. Questo è totalmente disfunzionale, cioè questo è proprio tutto quello che in realtà non va fatto. Perché? Perché prima di tutto il caregiver a lungo andare, se è soprattutto una patologia cronica che dura per mesi, rischia veramente poi di arrivare a pezzi. Perché una persona che non si preserva, che non prende un attimo dei propri spazi, inevitabilmente va in scarico di energia. E quindi io che magari sono lì davvero per aiutare, ok? A quel punto lì non riesco neanche più a farlo, perché? Perché sono troppo stanco, troppo stremato, troppo stressato, ok? In più, c'è il fatto che io più faccio, più, ripeto, rendo incapace l'altro. Quindi io penso di aiutare, ma non sto aiutando, non sto rendendo la persona abile a reagire, non sto rendendo la persona capace, non sto aumentando la sua autostima, gliela sto abbassando, perché il messaggio inconscio anche lì che arriva è che come lo faccio io magari non lo fa nessuno, oppure meglio che lo faccio io, ok? Ditemi se è chiaro. Allora, io cerco di stimolarlo a mantenere la sua autonomia in certi movimenti ed è una lama sottile e pericolosa dal momento che quando si sente troppo sicuro di sé, ma non avendo più equilibrio né fisico né mentale, si mette in pericolo nell'attimo in cui non è guardato e purtroppo la sua memoria gli fa dimenticare subito le spiegazioni che gli diamo. È un equilibrio effettivamente molto sottile, è un equilibrio, Rosanna, effettivamente molto sottile, però dare comunque quello spazio è quello che lo fa sentire comunque vivo, è quello che comunque lo fa sentire, ripeto, cioè utile in qualche maniera, perché se lui fosse totalmente, diciamo, inerme, piuttosto che non potesse veramente più fare niente. Probabilmente andrebbe molto ancora più giù. Allora,
Vediamo, sì, mia madre è nella dinamica di gli faccio tutto io, mio padre, e facendo così lui ne approfitta e, lei si è lesionata i tendini nel tirarlo su, che lui ci riesce benissimo quando vuole. Chiarissimo, assolutamente, Rosanna. Io ho mia madre che, allora, nel sostenere sempre mio padre, nell'ultimo mese si è rotta il femore, quindi è molto chiara la dinamica. E fra l'altro anche qua vi metto proprio, diciamo, in tavola in qualche modo anche quella che è una mia esperienza personale, oltre che ovviamente un'esperienza professionale decennale, perché appunto, insomma, nell'ultimo mese mia madre, diciamo, è caduta, si è rotta il femore, insomma, così nel sostenere, diciamo, mio padre ha sempre avuto, diciamo, le scarpe ortopediche perché ha sempre avuto una malformazione ai piedi. E allora, avendo avuto, diciamo, sempre, fra virgolette, un po' mia mamma al fianco, che è totalmente invadente, totalmente, insomma, nel sostenerlo, eccetera, eccetera, insomma, purtroppo con l'andare degli anni, in realtà lui ha perso proprio completamente la capacità, diciamo, di camminare. Quindi lei si rompe la gamba, ve la faccio molto breve, ma vi racconto questa cosa, diciamo, adesso con un sorriso, ma effettivamente non è proprio, no, semplice, semplice. Io ovviamente conoscendo tutte queste dinamiche, poi ho potuto, diciamo, anche gestirla in una maniera, insomma, totalmente efficace, ma mi rendo conto che, insomma, in altri casi, insomma, tutto questo poi si amplifica e rischia davvero di portare, insomma, a situazioni veramente stressanti, insomma. E ve la faccio breve, insomma, mia madre in ospedale, l'hanno operata, è rimasta un mese in ospedale. Io mi sono portata praticamente mio padre, quasi novantenne, a casa, che appunto quasi praticamente non cammina più, insomma. Quindi si muove sostanzialmente con il carrellino e, insomma, diciamo, faceva divano, bagno, bagno, divano, eventualmente massimo cucina, insomma. Allora, io che sono ovviamente diversa da mia madre, quindi conosco bene la dinamica, quindi assolutamente, insomma, non sono nell'assistere a prescindere, insomma, così l'ho lasciato fare. Insomma, ve la faccio breve. Allora, in 2 settimane mio padre ha ricominciato a camminare. Ha ricominciato a camminare, cosa che sostanzialmente non faceva più da mesi. Perché? Perché prima, ripeto, aveva mia madre che comunque ogni minima cosa era lì a fianco per dargli qualsiasi cosa, ok? Quindi dal sale al bicchiere al qualsiasi cosa, ok? Io l'ho lasciato fare e lui sostanzialmente ha ricominciato comunque a camminare. Quindi per dirvi quanto anche qua uscire dalla dinamica della protezione, fermarsi, osservare, guardare leggermente da una distanza per appunto mantenere quell'equilibrio sicuramente molto sottile, ma fondamentale, ok? Fa davvero miracoli, fa davvero miracoli, perché invece di sentirci onnipotenti e quindi anche qua uscire dal nostro bisogno di riconoscimento e uscire da quella dinamica da no, faccio tutto me e sono solo io la più brava, la perfetta, eccetera, eccetera, perché purtroppo col nostro bisogno di riconoscimento, per sentirci utili, badate bene, per sentirci importanti, rischiamo di cadere in questa trappola, ok? Rischiamo poi, ripeto, assolutamente di non far del bene. Allora, vale anche con una persona depressa? Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie veramente, ti abbraccio forte, avevo proprio bisogno di un confronto con una persona esperta e speciale come lei. Grazie, Rosanna, mi fa molto piacere, credo davvero che tu non sia capitata a caso in questa diretta. Ripeto, Mara, che la dottoressa ci sta spiegando determinate dinamiche utili ad aiutarci a gestire situazioni emotivamente complesse. Rimaniamo in ascolto, siamo qui per aiutare. Grazie, assolutamente grazie. Io assolutamente non ho la pretesa che tutti in qualche modo condividano sostanzialmente queste informazioni, ma ripeto, il mio è un contributo, diciamo, da persona che innanzitutto, ancora prima, diciamo, da professionista che ha vissuto in prima battuta la patologia, diciamo, sulla mia pelle. Quindi anche qua non so quante persone, diciamo, conoscano la mia storia e quante persone in realtà, prima magari di esprimere un'opinione, forse, diciamo, magari prendono delle informazioni. Perché io credo che anche qua, no? Cioè,
bisogna effettivamente prima conoscere e poi magari intervenire piuttosto che diciamo dare appunto dei giudizi. Detto questo, ripeto, prima da persona, cioè ho vissuto la patologia tumorale per ben 2 volte, poi, ripeto, da oltre 10 anni sostengo tutte le persone che attraversano praticamente la patologia tumorale, in particolar modo le donne, ma ho seguito anche diversi uomini proprio nel sbloccare tutte quelle dinamiche inconsce che anche in me stessa ovviamente avevano influenzato tantissimo l'arrivo della malattia. Questo per migliorare la vita oltre la cura, perché io credo davvero che la malattia possa essere un'opportunità di crescita mentale, emotiva e spirituale. E da cui davvero noi possiamo trarre sostanzialmente un grande insegnamento e non, diciamo, viverla assolutamente come una tragedia, come una sfiga, come una disgrazia, eccetera, eccetera. Perché viverla in quella maniera vuol dire rimanere vittima per tutta la vita. Quindi viverla in quella maniera vuol dire essere succubi sostanzialmente di un destino o di qualcosa in realtà che ci ha dato, diciamo, questa cosa. Viverla invece con una prospettiva dove la malattia diventa un insegnante e quindi è una lezione che io mi posso portare a casa, sicuramente cambia completamente, completamente tutta la percezione e tutto l'approccio e vi garantisco che cambia completamente la vita. Oltre a questo, come dicevo all'inizio, sono ormai 2 anni che sto formando decine di professionisti della relazione di aiuto a 360 gradi, quindi dall'operatore olistico al naturopata, al fisioterapista, all'oncologo, all'infermiere, al farmacista, al dentista, insomma, tanti, tanti, tanti professionisti della relazione di aiuto proprio che sono a contatto, diciamo, con il paziente oncologico piuttosto che tutta la sua rete familiare per comunicare in maniera efficace, perché ripeto, la comunicazione efficace è ben altro alla buona intenzione, come relazionarsi in modo da appunto attivare la persona nel proprio percorso di guarigione e come dare potere personale alla persona in modo che anche qua possa migliorare la sua vita oltre alla cura. Quindi, allora, detto questo, vado a rileggere e vado a riprendere anche i vostri commenti. Vediamo. Allora, io ho curato entrambi i miei genitori, ero figlia unica, ora sono io sola e non cammino quasi più. So che significa soffrire, assolutamente immagino. È stato molto confortante, interessante e di grande aiuto ciò che hai spiegato questa sera. Ti ringrazio. Mi fa molto piacere, Maria Grazia. Grazie. Bene, allora, quindi io mi vado a vedere effettivamente perché mi ero messa, diciamo, un attimino un po' di appunti perché l'argomento comunque è vasto, molto vasto. Ho cercato di darvi, diciamo, delle informazioni chiare, diciamo, snelle, però che potessero effettivamente subito arrivare in una maniera, diciamo, semplice. Ho cercato anche di semplificare, come dicevo prima, insomma, così al massimo, queste che sono comunque dinamiche piuttosto complesse e che, come dicevo, diciamo all'inizio, sono comunque dinamiche che esistono a prescindere. Cioè, tutti noi, ad esempio, abbiamo la protezione, no? Cioè, come dinamica nei nostri rapporti. Cioè, pensate ad una madre con un figlio, pensate ad esempio la moglie con il marito o viceversa, ok? Cioè, la dinamica della protezione è normale che ci sia, perché? Perché tutti noi ovviamente vogliamo proteggere chi amiamo, ma anche qua tutto funziona quando è in equilibrio, perché se io proteggo troppo vuol dire che in realtà non sto proteggendo, ma sto soffocando, sto invadendo, sto andando sostanzialmente ad interferire in quello che è lo spazio vitale dell'altra persona, che, ripeto, non si sente, diciamo, sostenuto, ma si sente oppresso. E anche qua vi garantisco che ho vissuto ben bene questa situazione. E quindi anche sulla mia pelle, quindi capisco molto bene cosa vuol dire anche lì, insomma, quando ci si sente comunque oppressi. Quindi, allora, a volte sono dei fili da tirare in maniera molto, molto sottile, no? E quindi comunque, cioè,
sono veramente degli equilibri, diciamo, da conoscere e da riportare in consapevolezza, perché anche qua, chi è che ci ha insegnato comunque come gestire le relazioni? Ok? Cioè, ci pensate bene? Cioè, non è che voglio dire no, c'è una scuola, oppure siamo andati a scuola effettivamente per gestire le relazioni. Cioè, non esiste, ok? Quindi allora è ovvio che allora ci sono ovviamente tutte informazioni, tutte formazioni da fare in maniera diversa, ok? Che ti possono dare queste informazioni, ma non siamo cresciuti con l'educazione, supponiamo, ripeto, nel nostro imprinting, che ci hanno insegnato come relazionarci. Come gestire le nostre emozioni, come gestire i nostri pensieri, ok? Io non so voi, ma nella mia scuola in realtà non c'era, ok? E so benissimo che non c'era neanche nella vostra, perché ripeto, cioè formo anche psicologi e gli stessi psicologi molte volte non hanno questi tipi di informazione, ok? Avendo fatto una formazione all'estero, in America e proprio in Europa, insomma, in tantissime parti, ovviamente sono tutti pezzettini di puzzle che ho messo insieme e che poi hanno creato effettivamente un metodo, ok? Quindi, allora, è fondamentale conoscere queste dinamiche, perché? Perché fin tanto che noi non le conosciamo, comunque creano la nostra realtà dei fatti. E se voi ci pensate, in realtà, ok, allora sono proprio le relazioni che creano il nostro stress quotidiano. Cioè il fattore più alto, più rilevante praticamente che crea stress nella vita di una persona sono le relazioni. Datemi feedback. Allora, restano veramente poche energie per se stessi dopo aver assistito un familiare con demenza, se non si hanno gli strumenti giusti, una scuola di vita molto forte, assolutamente. Allora, mia mamma è morta per leucemia 3 mesi in ospedale con lei. Confermo ciò che dice Rosanna e la stimo per la sua forza e ringrazio la dottoressa perché non si smette mai di imparare. Ah, assolutamente, non si smette mai, siamo sempre qua a scuola, assolutamente, io stessa. Questo, quindi come dicevo, insomma, a volte purtroppo sono proprio degli equilibri molto sottili comunque da tenere, però bisogna conoscere queste dinamiche per soppesarle, per vederle anche in maniera distaccata, per, come posso dire, prendersi quello spazio e, come posso dire, non per forza reagire subito d'impulso. Perché molto spesso anche qua si reagisce magari di impulso, si cade in quelle frasi ridondanti, magari di circostanza, perché? Perché si vuol fare del bene, ma a volte piuttosto che parlare, a volte è meglio stare in silenzio, a volte è davvero magari meglio abbracciare o dare una pacca sulla spalla ad una persona, piuttosto che dire delle frasi come ti capisco, piuttosto che cacchio ne so, se magari io quella situazione specifica non l'ho davvero vissuta, ok? Cioè, quindi cioè bisogna effettivamente, voglio dire, anche qua, soppesare, no? Magari il nostro comportamento, perché tendenzialmente, allora, tendiamo, no? Voglio dire, ad andare in automatico. Anche proprio pochi giorni fa, diciamo, nella mia pagina, dicevo, no? Molto spesso la frase che si dice è fai ciò che ti senti, no? Perché? Perché anche qua, quando non si sa che cosa dire, no? Magari dici fai ciò che ti senti, così almeno, no? Magari ti fai del bene, ok? È totalmente inefficace come frase, è totalmente inefficace perché fai ciò che senti, ok? Vuol dire che la persona in realtà, cioè, andrà a fare ciò che ha sempre fatto, ciò che in realtà ha in automatico nel suo, fra virgolette, modus operandi, modus mentale, ok? Quindi fai ciò che ti senti, cioè, oltre, ripeto, a essere banale e di circostanza, è soprattutto inefficace, cioè non porta la persona davvero ad andare oltre la propria zona di comfort, ok? Quindi oltre, diciamo, a quelle dinamiche comportamentali che assolutamente, voglio dire, gli hanno sempre creato in realtà disagio, ok? Quindi allora io anche lì devo andare oltre, devo magari dire benissimo, allora che cosa stai facendo che ti sta portando al risultato? Perché anche qua un concetto è che tutto è risultato,
Tutto è frutto di un risultato. I nostri pensieri portano un risultato. Non so se siete consapevoli di questo, ma i pensieri comunque creano i nostri stati d'animo. Gli stati d'animo creano le nostre emozioni. Le nostre emozioni ci portano ad agire e di conseguenza le nostre azioni ci portano delle conseguenze, uguale risultati. Ok? Quindi tutto è un risultato. Quindi se io non mi soffermo a pensare e a calibrare qual è il risultato che ho ottenuto, come farò a capire qual è la cosa che è davvero efficace oppure no? Ok? Allora, bene, mi fa molto piacere che vi sia stata utile questa diretta. Sarà importante continuare a parlarne ed aiutarci come questa sera su argomenti davvero molto delicati e coinvolgenti. Bene, mi fa molto molto piacere, molto piacere. Io ripeto, magari potete trovare diciamo anche altri contenuti, fra l'altro ancora più specifici, diciamo perché allora nel mio canale YouTube voi potete trovare diciamo tantissimi, tantissimi, diciamo... video di crescita personale, interviste ad esperti, testimonianze, l'approccio alla malattia, diciamo che insomma nel canale YouTube diciamo delle Cancer Coach voi trovate veramente di ogni. Però ho anche un altro canale che parla proprio diciamo anche di come appunto interagire diciamo con la persona che attraversa la malattia, che è proprio il canale del Master in Coaching Oncologico, che è proprio il master che io sostanzialmente faccio, come dicevo prima, a tutti i professionisti della relazione d'aiuto. Lì anche trovate praticamente tantissimi video di riferimento, quindi come gestire le emozioni, come gestire la lamentela e tanto tanto altro, ok? Come gestire la rabbia, ad esempio, no? Di chi avete davanti, come sbloccare dinamiche disfunzionali, come cambiare prospettiva nei confronti della malattia, quindi tanti tanti argomenti, ok? E troverete ovviamente anche poi tutte le testimonianze comunque di tutti coloro che hanno fatto i percorsi con me. Quindi sicuramente voglio dire anche lì ci saranno tante tante altre informazioni che vi potranno essere utili. Però se vi interessa l'argomento, magari allora me lo dite, mi scrivete anche insomma che, qual è l'argomento che potremmo insomma trattare diciamo anche il prossimo mese. Io ne riparlo molto molto volentieri perché effettivamente sono temi diciamo di cui quasi, non si parla quasi mai, ma sono temi che comunque ci toccano a tutti personalmente, perché non esiste in realtà una famiglia, una persona che non abbia comunque a che fare con una persona malata. Cioè, allora, che sia il marito, che sia il figlio, che sia il babbo, il nonno o qualsiasi altra persona, comunque, cioè, non esiste e soprattutto voglio dire nell'arco di una vita, cioè è una situazione comunque dove la persona inevitabilmente ci arriva a viverla quella situazione. Quindi io come dico sempre, allora se ci sono dentro e magari le cose le conosco, ok, no? Cioè magari posso imparare effettivamente come gestirle e magari faccio ancora in tempo. Se le conosco prima è ancora meglio perché ovviamente le prevengo, ok? Quindi faccio veramente reale prevenzione, ok? Se non le conosco, rischio poi alla fine, voglio dire, magari di perdere tempo, di perdere anni, di perdere sofferenza, di perdere energia, eccetera, eccetera, ok? Quindi, insomma, io credo che anche qua a volte si spende tanto, tanto tempo per cose molto, molto più futili, molto più, diciamo, così superficiali, piuttosto che invece magari investire il nostro tempo, le nostre energie e volendo anche il nostro, insomma, fra virgolette, costo, quindi investimento, diciamo, in economico, insomma, così, in cose che però ci migliorano la vita. Perché anche qua si pensa sempre, no? Che alla fine, ripeto, sia tutto scontato, ma in realtà, ripeto, tutte queste cose qui non sono assolutamente scontate, ma determinano veramente la qualità della nostra vita. E quindi, insomma, io assolutamente, insomma, sono una forte e prima sostenitrice, sostanzialmente, insomma, io stessa ho investito tantissimo
tempo, energia e denaro nel formarmi praticamente e nel crescere come persona, perché io credo che allora non esista veramente qualcosa di più impagabile quanto la serenità personale, perlomeno per me è così. Allora, tante volte quando è nella sua fase lucida, lui fa di tutto per farci perdere la pazienza, dandoci battute pungenti, certo, per richiamare attenzione. Ultimamente cade meno di frequente nei suoi tranelli e riesco a schermarmi, facendoci una risata allontanandomi. Ma quanta rabbia o pianti mi sono fatta in questi 2 anni. È forte, forte, certo. Comprendo, 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 comprendo. Bene, bene. Allora, io direi che mi fermerei qui. Allora, è 1 ora e 1 quarto più o meno che siamo insieme. Sono le 9:45. Se avete altre domande, sono qui a disposizione. Se no, ci vediamo appunto il prossimo mese. E ditemi voi, sono assolutamente a disposizione. Grazie, grazie a voi, grazie assolutamente a voi. Bene, bene, benissimo. Allora, io saluto tutti, saluto assolutamente anche tutti coloro che guarderanno la diretta in differita. E Maria Grazia, Rosanna, grazie, grazie tantissimo per il vostro contributo, per le vostre testimonianze che sono assolutamente sempre utili. E saranno utilissime sicuramente anche a tutti coloro che magari guarderanno la diretta, ma poi magari hanno anche meno, fra virgolette, a volte coraggio anche di interagire, perché ricordatevi sempre che allora nel dare, nel mettere comunque il proprio pensiero è comunque, voglio dire, già un grande atto, diciamo, di coraggio. E quindi niente, detto questo, io dicevo appunto, la diretta la potrete trovare sicuramente qui sempre nel gruppo, nel canale YouTube di Bridge of Light e anche nel mio canale YouTube. Ok? Quindi Mara Mussone Cancer Coach mi trovate ovviamente nella mia pagina ufficiale su LinkedIn, su Instagram e sul canale YouTube come precedentemente avevo detto. Buona serata a tutti, vi auguro una serena e buonanotte. Ciao!